Il giallo dei tamponi smarriti sta alimentando una dura polemica politica. Tutto è nato, lo ricordiamo, dalla denuncia fatta da alcuni sanitari che lamentano di non aver ricevuto l'esito di centinaia di tamponi eseguiti la scorsa settimana. Le analisi dei tamponi vengono fatte a livello regionale. La competenza delle analisi è del laboratorio genovese. Una situazione un po' complicata che richiede sicuramente più tempo, in quanto tutto il materiale deve essere spedito a Genova, che poi invia i risultati. In questo passaggio si è consumato il giallo. I sanitari parlano di centinaia di tamponi perduti. L'ASL non nega il disservizio, ma parla di qualche decina di analisi non pervenute. Sulla vicenda si è accesa, come dicevamo, la polemica politica. L'onorevole Raffaella Paita ha presentato un'interrogazione parlamentare nella quale chiede l'invio degli ispettori da parte del Ministero della Salute e punta il dito sul fatto che non è stato creato un ospedale dedicato al coronavirus nella nostra provincia. I malati sono stati distribuiti sia a Sarzana che a Sant'Andrea. Alla deputata Spezzina ha replicato piccata l'assessore regionale alla salute Sonia Viale. L'assessore non fa cenno allo caso specifico dei tamponi, ma accusa di inadempienze il governo di cui fa parte anche la Paita. Certo, in questo momento di tutto ci sarebbe bisogno, tranne che delle polemiche, vista la grave situazione che si è determinata anche nella nostra città. Ma il tema della sanità ligure è oggetto anche di una severa reprimenda da parte della Corte dei Conti. Il procuratore Claudio Mori sottolinea le criticità della sanità ligure e mette sotto la lente costi e inefficienze. La Liguria, dice, eroga un servizio sanitario a costi elevati e con un livello di qualità medio-bassa, piazzandosi tra le ultime regioni del nord. A questa accusa il presidente Toti replica dicendo che si tratta di giudizi inappropriati, ma per le polemiche ci sarà tempo. Ora lo sforzo di tutti deve essere rivolto a vincere la battaglia contro il coronavirus, che continua a preoccupare anche nella nostra città. Per questo occorre rispettare tutti l'invito delle autorità a rimanere a casa.